Con grande piacere abbiamo creato una piccola squadra, una task force di comunicazione, ognuno col suo ruolo per raccontare un'eccellenza delle eccellenze, l'Accademia Chigiana, raccontarla in un modo nuovo, in un modo divulgativo, trasversale, tramite i social network e i canali dell'Accademia stessa, la TV, un modo per raccontare la Chigiana sempre, la Chigiana tutto l'anno, questo scrigno di bellezza, questo scrigno di produzione artistica che ogni anno, ogni giorno si rinnova nella sua offerta. E devo dire, dal momento della direzione di Nicola Sani, che qua ha veramente aperto, si è aperta a nuovi mondi, a nuove intersezioni. Allora, questo è il primo appuntamento, io vi presento subito gli ospiti che rivedrete poi anche in tanti altri momenti insieme. Ovviamente Nicola Sani, direttore artistico dell'Accademia, ben trovato Nicola. Grazie Virginia, buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. E abbiamo stasera il piacere di avere Cesare Mancini, che è il segretario artistico dell'Accademia, ma che sentiremo in particolare come organista, principale organista della Cattedrale di Siena. Ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera Virginia. Allora, Chigiana sempre, Chigiana tutto l'anno, perché Maestro Sani? Beh, Chigiana sempre, Chigiana tutto l'anno vuol dire musica sempre, musica tutto l'anno e soprattutto grande musica, perché la Chigiana ha sempre portato con sé quella che è la più importante, la parte più importante della grande tradizione musicale, sia del passato come del presente e diciamo che oggi anche del futuro. In questo segno abbiamo voluto creare un nuovo festival, i festival della Chigiana sono ovviamente molto famosi negli anni, ogni anno c'è stata per tantissimi anni la settimana musicale senese, da 5 anni è stato creato il Chigiana International Festival and Summer Academy, un grande festival internazionale d'estate, forse uno dei più grandi festival oggi in Europa, e la stagione di concerti Micat in Vertice, ma proprio dall'anno scorso abbiamo voluto, come dire, farci in mille e ampliato l'attività e l'offerta della Chigiana in tante altre occasioni. Una di queste, una delle più interessanti, è sicuramente il Festival Four Organs, che è arrivato a metà della sua proposta, ci sono ancora 2 concerti di questo festival e che riguarda uno strumento forse lasciato un po' troppo in disparte negli ultimi tempi, però uno strumento meraviglioso, straordinario, di grandissimo fascino e soprattutto nella sua comunque voce arcaica e antica di grandissima, tornato oggi di grandissima attualità. Quindi un festival dedicato all'organo, alla grande tradizione organistica e a quello che l'organo significa oggi anche per le nuove generazioni di autori. Ha toccato un punto il Maestro Sani essenziale, che è un po' il DNA, è il marchio di fabbrica di questa fase di vita dell'Accademia Chigiana, cioè saper coniugare la grande tradizione del passato con una contemporaneità, leggerla in maniera contemporanea, senza tradirla, valorizzandola. Allora, Maestro Mancini, ci sono intanto degli appuntamenti in calendario importanti, io partirei subito da lì. Sì, il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo, cioè il 9 novembre, sarà la volta di Thomas Rogalla, un organista tedesco nato a Hannover, quindi nel pieno cuore della Germania. Rogalla ci proporrà un programma che è veramente la prima risposta all'interrogativo che cosa è l'organo. L'organo è passato, il presente e il futuro, esattamente come ha detto Nicola, perché in questo programma Rogalla si alternerà in maniera apparentemente rapsodica con autori dell'aureo barocco, Bach su tutti, l'alfa e l'omega della musica per organo, come dice Rogalla stesso, Pachelbel, maestro di Bach, ma anche musicisti dell'epoca presente. Non ci dovremo stupire se a Bach seguirà Tristango di Piazzolla, per esempio, o se ascolteremo Duke Ellington, Gordon Young, Philip Glass, grande esponente del minimalismo musicale, che credo abbia una parola proprio sulla costituzione di questo festival, Four Organs, e così via.
Mentre l'ultimo appuntamento, che sarà il sabato successivo, sempre in cattedrale alle ore 21, vedrà protagonista Livia Mazzanti, che sempre seguendo questo percorso, cioè un percorso che dà risposta al solito interrogativo che cos'è l'organo oggi, trae spunto da una frase celebre, da una arguta considerazione di Jean Cocteau: parlare della musica del presente o del passato è una questione di prospettiva. Ecco, Livia Mazzanti procederà in una maniera forse più rigorosa rispetto a Thomas Rogalla, perché si alternerà in maniera veramente molto chiara tra autori del passato e autori del presente. Autori del passato, non so, barocco anche italiano, Zipoli, Pasquini, o autori del presente come Mario Berlinguer, oppure autori come Nino Rota, in una imperdibile rielaborazione delle musiche per il Casanova di Fellini. Ecco quindi qual è la risposta a questo interrogativo. Allora, la risposta a questo interrogativo ritorna all'elemento cardine, direttore Sani, del Fil Rouge, che lei e tutto lo staff della Chigiana state scrivendo sul vostro operato qua, cioè questo coniugare, questo unire la contemporaneità, e questo vuol dire i grandi nomi della contemporaneità, certo, vuol dire l'approccio alla contemporaneità, l'intersezione della contemporaneità con l'eccellenza. Ma vedi, Four Organs è proprio forse l'emblema di tutto quello che stai dicendo. Intanto il titolo, Four Organs, si chiama così, lo ricordava precedentemente Cesare Mancini, che di Four Organs è stato assolutamente l'anima e, come possiamo dire, lo spirito vitale di questo progetto. Non ci sarebbe Four Organs se non avessimo alla Chigiana una figura straordinaria di collaboratore per quanto riguarda la competenza musicale, ma anche di interprete, di conoscitore con grande profondità e grande sapienza dello strumento organo. Lo ricordava prima Philip Glass. Philip Glass è stato interprete di quella che è stata, possiamo dire, una delle composizioni cruciali dell'organo nel nostro tempo, ovvero Four Organs di Steve Reich. La differenza è che mentre Steve Reich ha intitolato la sua composizione Four, nel senso quattro organs, quindi una composizione per quattro organi, noi abbiamo intitolato, un po' parafrasando il titolo di questa sua celebre composizione che tutto il mondo conosce, Four Organs, cioè per organo. È un po' diverso come si scrive, ma suona assolutamente allo stesso modo. Quindi per organo, Four Organs, un festival per l'organo, dedicato all'organo, e soprattutto che ha come scopo, come obiettivo, quello di far scoprire questo strumento straordinario a tutti i cittadini, a tutto il grande pubblico. Andiamo a vederli questi organi meravigliosi, perché sono veramente degli strumenti sorprendenti, le canne che ci avvolgono, il suono di aria che esce, ecco, sembra quasi un suono magico, sembra uscire da un altro mondo, da un altro pianeta. Non è un caso che la musica per organo, per esempio, sia stata presente in tanti film di fantascienza, 2001 Odissea nello spazio per primo, e cioè è un suono che sembra venire da un mondo artificiale. Noi non vediamo quasi mai l'organista, che in genere è sepolto tra le canne o lontano dallo sguardo. Noi ascoltiamo questa musica che sembra provenire celestiale, sembra quasi provenire da un altro pianeta, sembra quasi, come dire, se fosse una musica elettronica che invece non è elettronica, perché è prodotta da strumenti normali, acustici, è aria che scorre tra le canne, quindi niente di più arcaico. Noi pensiamo che il soffio nelle canne e il soffio tra le canne è forse uno dei primi suoni che l'uomo ha ascoltato nella sua vita. Non a caso il flauto è uno strumento che appartiene ai primordi dell'umanità, e quindi l'organo è lo sviluppo, è uno strumento che ha una radice così antica, ma un suono così moderno, e ancora oggi appartiene al sound del nostro tempo. Ma pensiamo a quanti gruppi, per esempio, di rock progressivo, di pop, eccetera, hanno usato l'organo. Vi ricordate il famoso organo Hammond, un timbro inconfondibile di gruppi come Emerson, Lake and Palmer, come gli Yes, eccetera, e oggi ancora nelle sue trasformazioni patrimonio della nuova musica. Ecco, andiamo a scoprire l'organo e scopriremo l'attualità, per esempio, di Bach, l'attualità straordinaria di Pachelbel, quanto suonano come i nostri contemporanei. Abbiamo voluto veramente approfondire questo strumento, perché è uno strumento che forse
è un po' poco conosciuto, è dato quasi per scontato, cioè entriamo in una chiesa e vediamo un grande organo, vabbè c'è l'organo che suona, eccetera. Ma cosa suona? Come suona? Ascoltiamolo in dettaglio, entriamoci dentro. Questo è For Organs, un festival che mancava nel nostro paese, in Italia, in Europa, un festival dove l'organo fosse approfondito a 360 gradi, dall'antichità alla contemporaneità, e visto. Partiamo, andiamo a trovarli, questi organi che sono nel nostro territorio della Toscana, ad esempio, scopriremo delle cose meravigliose. E For Organs ci accompagnerà non solo quest'anno, ma anche nelle prossime edizioni, alla scoperta dei meravigliosi organi che fanno parte del nostro grande patrimonio culturale. Credo che Cesare ci accompagnerà volentieri in questi viaggi. Sì, allora, chiudiamo proprio con questo elemento. Come diceva il maestro Sani, uno strumento antico che ci porta ovviamente a una tradizione che va indietro nei secoli, uno strumento che ha vissuto un riuso contemporaneo. Penso ai Queen stessi, che certo, sono un gruppo adesso riportato alla ribalta con un biomovie. Voi lo riaffrontate ovviamente da una prospettiva molto alta, da una prospettiva di studio ovviamente in primis, ma anche molto trasversale, perché ci ha detto i vari pezzi che tutte le persone che vorranno vivere questa esperienza, ecco, perché questo è l'altro elemento che cercheremo di raccontarvi all'interno di questi contenuti video che gireranno su tutti i canali dell'Accademia, sulla TV Canale 3, su tutti i provider dedicati al mondo della musica. Quello che vi racconteremo è un invito a vivere un'esperienza, perché questa è un po' la nuova dimensione con cui la Chigiana vuol divulgare la sua grande produzione musicale, non più esclusivamente per un elitario gruppo di addetti ai lavori o di cultori, ma proprio in maniera trasversale. For Organs ne è l'esempio migliore, Mancini. Sì, anche perché, io, come ha detto Nicola, come il flauto è uno strumento che è a primordi dell'umanità, io direi così l'organo è a primordi della storia dell'Accademia Chigiana. Ecco quindi che l'invito era irrinunciabile. Perché è a primordi della storia dell'Accademia Chigiana? Perché intanto l'organo del Salone dei Concerti, che è uno dei simboli, una delle icone, no, dell'Accademia Chigiana, è nato insieme al Salone. Non solo, ma io una volta ho trovato in un documento, il documento di ampliamento dei lavori dell'organo. L'organo è stato inaugurato nel 1923 insieme al Salone, nel 26 fu ampliato. In quel documento si dice che l'organo è la ragione di essere del Salone, perché il Salone è nato intorno all'organo, quindi un rovesciamento clamoroso di prospettiva, la prospettiva tradizionale che invece pone l'organo come assoluto protagonista della storia dell'Accademia Chigiana, tanto è vero che nel 1932 il Conte Chigi si ripeté, perché ospitava un grande organista, giovane all'epoca, Fernando Germani, e gli disse: beh, io nella mia abitazione ho un organo grande, già all'epoca aveva più di 4200 canne l'organo, e disse: io lo uso però solo in inverno, perché all'epoca il Conte Chigi aveva dato vita solo all'Amicat in vertice, come posso utilizzarlo anche in estate? E Germani disse: può organizzare delle masterclass, come faccio io adesso a Filadelfia. Germani aveva 25 anni, ma era già docente al Curtis Institute di Filadelfia. Detto fatto, il Conte Chigi fondò l'Accademia Chigiana e aprì i corsi di perfezionamento. Credo un'ulteriore considerazione che si possa fare, prendendo spunto proprio dalle parole di Nicola, i rapporti che l'organo, e quindi il Festival for Organs, stabilisce con il territorio, perché l'organo è uno strumento universale per definizione, ma anche uno strumento fortemente identitario. Ogni territorio ha il suo organo, ogni ambiente, ogni sala da concerto, ogni chiesa ha un organo che è pensato per quell'ambiente. Spesso l'organo era identitario, era identità di un popolo, era anche uno strumento visto, se vogliamo, sotto una prospettiva di concorrenza. A volte un paese aveva realizzato un bell'organo, il paese accanto lo costruiva il doppio più grande, e questo è. Quindi questo festival credo che veramente sia un'occasione ulteriore per stringere grandi rapporti con il territorio. Già in questa prima edizione ringraziamo l'opera della Metropolitana e il Comune di Siena per la collaborazione che ci hanno offerto. I prossimi due appuntamenti, Cesare, vogliamo ricordarli al pubblico?
Sì, ecco, quindi sabato 9 novembre alle ore 21 in cattedrale Thomas Rogalla, in uno spericolato programma The Organ Sings, The Pipes Are Dancing. Mentre l'ultimo appuntamento il 16 novembre alle ore 21 sempre in cattedrale Livia Mazzanti. Allora, non potevamo iniziare in maniera migliore perché siamo partiti proprio dal cuore, forse proprio l'organo, come ci diceva Mancini, rappresenta il cuore della storia lachigiana, rappresenta un emblema dei meravigliosi locali che ci ospitano qui a Palazzo Chigi Saracini, il salone costruito intorno all'organo, l'organo che dà l'idea al Conte Chigi di fare le masterclass, da lì la storia d'eccellenza della formazione musicale, quindi siamo partiti veramente dal cuore, vi terremo compagnia. Come vi dicevo, in questo gruppo che si è riunito in questo racconto, io ne sono onorata, ringrazio ovviamente Canale 3 per tutta la parte tecnica, ringraziamo Vernice e tutto lo staff che lavora insieme al maestro Sani, e l'obiettivo è proprio quello di raccontarvi, di farvi partecipi, di invitarvi a vivere lachigiana, a sentire lachigiana, a vivere un'esperienza di bellezza con lachigiana. Grazie per l'attenzione, grazie al maestro Sani, in bocca al lupo a Mancini per questo avvio del For Organs e l'appuntamento ovviamente per la prossima puntata. Grazie mille.